prima di andare in pausa, vi imposto lo schema del processo d'acquisizione, che in realtà sono due. A parte il buon Ruben, chi è che sa già un pochino lo schema? Due? Poi? Vabbè, Leonardo per forza, se no non avrebbe senso. Ok, per cui in pochi. Bene, meglio ancora. Allora, diciamo che l'incarico è una fisiologica conseguenza di tutto quello che succede dalla prima volta che chiamiamo una persona al giorno in cui andiamo a casa sua. Per cui la prima cosa che vi dico è che l'incarico non lo prendete il giorno che siete a casa sua, ma avete cominciato a prenderlo dalla prima volta che lui è venuto in contatto con voi. Per cui adesso vi faccio vedere le due possibilità, una un pochino più snella per i deboli di cuore e una un pochino più strong invece per i duri, va bene? Per cui il primo è, questo non va più, è il processo con preview. Anzi, faccio una cosa, ce lo facciamo frullare un po'. Ti sapevo, no? Sono entrato nel momento giusto. Tenete ragazzi, uno ciascuno. L'avete tutti? Ce ne mancano? A chi manca? Quello sta finito in un orario. Ce l'avete tutti? Sì, infatti pensavo da avere. Io non ne ho più, ragazzi. No, abbiamo tutti. Avete tutti? Bene. Guardiamo il processo con la preview. Significa che fase 1. Parlo con una persona che deve vendere attraverso una di tutte quelle fasi che abbiamo visto prima di lead generation e fissiamo l'appuntamento a casa sua. Appuntamento in ufficio e appuntamento preview casa sua. Per cui banalmente parliamo con Giorgio, che abbiamo trovato attraverso una di quelle fonti o ci ha mandato un nostro amico, un conoscente, eccetera. Gli parliamo, ci dice che deve vendere, noi andiamo a casa sua, magari uno o due giorni dopo. Nel momento in cui andiamo a casa sua, facciamo una serie di cose che vediamo dopo e a quel punto decidiamo se lavorare con lui o meno, perché in questa fase andiamo a fare quella che viene definita la prequalifica. Ok? Qual è lo scopo della prequalifica? Che noi in questa situazione più snella facciamo a casa del cliente? Cercare di capire tre cose. Motivazione, cosa lo spinge alla vendita. Due, tempo entro il quale vuol fare l'operazione. Tre, qual è la cifra che ha in mente? Perché voi sapete che hanno tutti una cifra in mente, vero? Da cosa lo capiamo? Per il fatto che se è vero che uno non avesse un'idea, allora direbbe sì a tutte le nostre proposte che gli facciamo, no? Ha avuto l'ok sul fatto che ci torna al conto, cioè nel senso che percepiamo che sia un immobile che possa essere lavorabile, vendibile, eccetera. Dopo vediamo quali possono essere un pochino lo standard. A quel punto, se lui ci chiede durante l'appuntamento cosa ne pensiamo del prezzo, cosa diciamo? Cioè, se sono in prequalifica a casa sua nella preview e sostanzialmente gli facciamo dire tutto e a quel punto lui ci chiede un'opinione, quanto vale secondo lei, lei cosa farebbe, cosa gli rispondiamo? Grande. Cioè, non gli so rispondere. Per cui
Noi ci vediamo in ufficio da me tra 3 giorni e io nel frattempo le preparo del materiale che le invierò a casa prima dell'appuntamento, che si chiama pacchetto informativo, analisi di mercato, eccetera. Adesso ve lo rispiego bene. Pack informativo. Rifaccio da capo e vi spiego ancora meglio. Prima fase, fisso l'appuntamento a casa del cliente, vado a casa sua, vedo la casa e faccio una serie di domande per capire se la casa corrisponde a un immobile vendibile, se la sua motivazione è forte, qual è il prezzo che ha in mente. A quel punto gli dico sì, ho la possibilità di lavorarci, ci vediamo a casa sua, in ufficio da me, tra 3 giorni o 2 giorni, vedete voi. Prima dell'appuntamento le invierò del materiale cartaceo a casa che contiene l'analisi di mercato, il piano di vendita ed altre cose. Mi raccomando, lei lo legga e ci vediamo a casa in ufficio da me venerdì. Va bene? Chiaro questo processino? Bene. Per cui facciamo degli esempi numerici, cioè di giorni. È lunedì, sento il cliente e fisso per martedì. Martedì vedo la casa, decido di lavorarci e prendo appuntamento in ufficio da me per venerdì. Mercoledì manda a casa sua il pacchetto informativo, 2 giorni prima almeno, e il venerdì, prima di andare a casa sua, se magari al pomeriggio o alla mattina, lo chiamo e gli chiedo se ha ricevuto tutto e l'ha letto. È lineare come discorso, ragazzi? Ok? Perché lo chiamiamo prima il venerdì mattina per il venerdì pomeriggio? Bravissimi, per sapere se ha letto il pacchetto. E se non ha letto il pacchetto, cosa fareste voi? Spostiamo l'appuntamento. Perché? Esattamente, queste obiezioni vengono fuori nel momento in cui noi facciamo questa chiamata di recall, è arrivato tutto sì, c'è qualcosa che non è chiaro che mi vuole chiedere prima dell'appuntamento? Sì, no. Se la risposta è no, siamo abbastanza avanti con i carri. Se la risposta è sì, di cosa parli? Cioè, qual è il tema? Ci facciamo dire qual è e lì però non gestiamo mai l'obiezione, ragazzi. Per cui, tipo, ho visto ma la valutazione è 10.000 euro più bassa rispetto a quello che pensavo. Benissimo, capisco che per il tema del prezzo è importante, vero? Sì, bene, sarà la prima cosa di cui parleremo quando sarò a casa sua stasera. Però intanto noi ci prepariamo il piano. Ok? Questa è quella più semplice. Qual è il cap? Il problema? Il problema è che se cominci a avere un flusso di acquisizioni notevoli, qua hai 2 appuntamenti col cliente, non uno. Quindi gli dico: è interessante, è buona. Sappiate che se volete alzare il livello e aumentare il numero di incarichi, qua non si riescono a prendere più di 3-4 incarichi al mese, che va bene, per amor del cielo, però se uno ha ambizioni di farne di più, non ci stai dentro. Vai. Certo. Chiaro? Certo. Allora, e tutti di voi conoscono Forum, no? Ok, cosa fa il giudice a un certo punto? Mi ritiro per deliberare. Secondo voi non sa la sentenza nella testa, però il fatto che io ti sputi fuori la sentenza subito significa che dietro non c'è un ragionamento. Quindi se vuoi accrescere l'autorevolezza e la reputazione, ogni cosa deve essere costruita tailor-made, per cui io ci devo pensare, ci devo ragionare. Per cui la mia risposta in quel caso è: guardi, io quello che andrò a fare è questa analisi di mercato. Questa analisi di mercato cosa comporta? Che io vado a recuperarmi gli atti di altri immobili che abbiamo venduto negli ultimi 12 mesi in questa via. Per cui prima di dirle una cifra, facciamo che gliela dico una volta ma giusta, perché in questo momento le direi una cifra che mi rimangerei. Per cui credo che da qui ai prossimi 2 giorni non cambia niente, ci vediamo da me in ufficio e le anticipo comunque 2 giorni prima questa roba qui. Anche sul tema del piano di marketing, perché ovviamente nel pacchetto di vendita c'è anche le azioni che devi fare,
Cioè, deve essere un qualcosa, ragazzi. Negli Stati Uniti la chiamano la secret cave. Cioè, il ritiro per deliberare prevede che il professionista, altamente pagato, deve andare nel suo buco a ragionare e a pensare qual è la strategia giusta.